Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono Dinomon e oggi abbiamo sul mio canale un nuovo tutorial. E questo tutorial riguarda un argomento che sta spopolando in questo periodo su internet, soprattutto in questo periodo che stiamo a casa e quindi dobbiamo, diciamo, trovare del tempo da perdere tra studio, ascoltare musica. E quindi oggi vi porto un argomento molto molto virale, che è la musica in 8D. Sicuramente qualcuno di voi l'avrà sentita nominare almeno una volta. E cos'è questa musica in 8D? In pratica non è altro che un'illusione di una traccia audio creata da effetti e da uno spostamento del suono, che a noi ci fa sembrare, quando l'ascoltiamo, attenzione, questa musica va sempre ascoltata con le cuffie, se no non funziona, mi raccomando. E quindi cosa succede? Che questo suono che si sposta, ascoltandolo con le cuffie, ci sembrerà che ci arrivi dal cervello, che si sposti attorno al cervello e quindi crea una certa emozione, una cosa un po' strana per chi l'ascolta per la prima volta, anche per me è stata un po' strana. Mi raccomando, è solo un'illusione, non è niente di spettrale o legato a qualche fantasma, non fate storie strane, ok? Allora, oggi vedremo come creare una traccia in 8D. In 8D perché aggiungiamo degli effetti e soprattutto per questo tipo di musica va aggiunto il riverbero, che in pratica è un effetto che ci fa creare un ambiente, che può essere una chiesa oppure una sala da concerto. E quindi con questo riverbero noi abbiamo il suono come se fossi in una chiesa, in una sala da concerto, eccetera. Ma lo vedremo adesso. Allora, io vi faccio vedere come creare una traccia audio in 8D su Audacity, un programma per mixare tracce audio, ok, accessibile a tutti e gratuito, e quindi vi farò vedere. Allora, il video che ho scelto, che ho estrapolato da YouTube, è Alleluia dei Pentatonix, un gruppo famoso di ragazzi. Sono 5 ragazzi in pratica che cantano in polifonia, sono un basso, un baritono, un contralto, un tenore e un soprano in pratica. Poi andate a vedere, Pentatonix si chiamano. Hanno fatto una cover su Alleluia, un brano famoso di Leonard Cohen, e quindi andiamo a vedere di cosa si tratta. Ovviamente io ho estrapolato la traccia con un programma che sta su internet, che si chiama YouTube Converter, però questi sono dettagli. Qui, official video, Alleluia, Pentatonix, vabbè. Cosa facciamo? Noi andiamo su Audacity. Ok, ecco qui, noi avremo questa schermata tutta così bella. Cosa facciamo? Dobbiamo copiare questa traccia spostandola, oppure possiamo fare anche, possiamo fare genera traccia audio, però noi facciamo così che è più comodo. Sposta, la spostiamo, ecco qui. Adesso ci inizierà a spostare il file MP3. Ovviamente la traccia originale è presa da YouTube, quindi se l'ascoltate è così. È priva di effetti, è priva dello spostamento di cui adesso noi parliamo. Ok, per fare la traccia in 8D dobbiamo creare due tracce. Perché? Ora vi spiego. Quindi ne creiamo due, quindi ne mettiamo due. Cosa succederà? Che il primo, diciamo, il primo canale sarà indirizzato tutto a destra, oppure tutto a sinistra, come volete. Il secondo invece dovrà essere attivato dalla parte opposta, quindi io farei sinistra, bilanciamento, e destra. Diciamo che in tecnologie musicali questo spostamento è detto sul mixer pampot, e quindi che ci fa spostare il segnale audio da destra a sinistra. Se avremo delle casse sentiremo il segnale audio che si sposta da destra a sinistra. In questo caso con le cuffie sarà ancora più percepibile, quindi mi raccomando, quando ascoltate questa musica, sempre con le cuffie.
Ok, ora abbiamo impostato sinistra e destra, perfetto. Ovviamente allarghiamo così vedete meglio. Ok, ascoltiamo la traccia normale. Giusto un pezzettino ve la faccio ascoltare, mi raccomando. Vediamo com'è. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for me. Ok, come vedete è priva di effetto, è priva di pampotto spostamento del suono. Oh, ok. Ah, c'è giusto un po' di delay, che è un altro effetto che, diciamo, è un... ricorda l'eco, infatti come vedete quando cantava il cantante, quando smetteva, c'era un po' di ritorno con l'eco, quindi quello è il delay. È un altro effetto che magari approfondiremo in un altro tutorial, però per il momento ci interessa il riverbero. Quindi cosa facciamo? Visto che è privo di riverbero, selezioniamo la traccia, avete visto dov'è? Quindi facciamo CTRL A e selezioniamo il primo canale con la traccia, o prima clip, come volete chiamarla voi. La selezioniamo, andiamo su effetti, riverbero. Ecco qui, perfetto. Ora, la cosa da fare è impostare il riverbero. Come ce l'ho io. Ovviamente poi è dal tipo di musica che state ascoltando. Per questa musica io ho preferito farlo così. E ora vi faccio vedere il settaggio. Dimensione stanza, pre-ritardo 0, riverbero 100 al massimo, smorzamento 50, tono basso 100, tono alto 100, guadagno width. Allora, ora vi spiego un'altra cosa molto importante. Width è il segnale effettato, quindi con reverb, che sta a meno 1, il dry invece è il segnale pulito, che sta a meno 1. Larghezza stereo, perché questo è un file stereo, perché abbiamo due canali, per l'appunto, e lo mettiamo al massimo, e quindi facciamo ok. Ora lui ci applicherà il riverbero, molto importante, adesso ascolteremo l'effetto. Ci ha messo il riverbero in entrambi i canali, quindi adesso andiamo a vedere la differenza solo col riverbero, quindi solo con l'effetto audio e non ancora con lo spostamento del suono, quindi il pampot. Vediamo cosa succede. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't. Come vedete, rispetto al file originale, già abbiamo un'impressione di quello che accadrà e quindi già siamo catapultati verso la musica 8D che adesso sta spopolando. Ok, non è molto difficile comunque, e tenete sempre le cuffie. Una cosa che adesso sarà fondamentale da fare è proprio quella là di spostare il pampo. Per questo vi ho fatto mettere un canale a sinistra e uno a destra, perché adesso cosa andremo a fare? Noi andremo a deformare l'onda della traccia con lo strumento dell'inviluppo. Per chi non lo sa, in pratica l'inviluppo ci descrive l'evoluzione del suono nel tempo e quindi ci descrive l'attacco, quindi come attacca un suono, il sostenimento, come si sostiene, il decadimento, come sta per perdere, e il rilascio, che poi svanisce. Ecco cos'è l'inviluppo. Quindi una piccola parentesi, ma che dovremmo fare una grande parentesi, ma adesso non è il video. Quindi prendiamo l'inviluppo. Prima di tutto ingrandiamo sulla prima sezione, vi farò vedere solo la prima sezione, poi farò più in avanti, e ingrandiamo sulla prima sezione, ragazzi. E iniziamo a costruire l'inviluppo. Come si fa? Perfetto. Allora, avremo così, selezionando l'inviluppo, sì. Porteremo sulla traccia col cursore e sarà abbastanza semplice. Dobbiamo decidere se partire con il suono da sinistra o da destra. Questi pallini ci indicano dove stiamo per applicare una deformazione dell'onda e quindi dove stiamo per deformare l'attacco, il decadimento, il rilascio e tutto quello che vi ho detto prima. Ecco qui. Come facciamo? Per farlo solo in un punto, dobbiamo creare altri puntini. Proprio avanti, giustamente, quindi più o meno qui.
Va bene, anche creare tre puntini, che è anche più comodo, sinceramente io mi trovo meglio. Creare tre puntini, ecco qui, prendiamo quello del centro e lo portiamo sopra. Lo allarghiamo finché che non raggiunge la massima estensione. Attenzione, perché ovviamente allargando il miluppo aumenteremo anche il volume, quindi do non dobbiamo superare i 0 dB decibel, perché sennò inizierà a strusciare il suono. Perché è troppo alto, ovviamente. E quindi stiamo attenti a questa cosa. Ovviamente questo lo faremo più in là. Perfetto. Adesso noi dobbiamo cercare di creare un suono stabile tra il secondo canale e il primo. Come facciamo? Visto che dobbiamo far sentire giustamente un po' di più questo, quindi questo spostamento verso sinistra. Ovviamente la stessa cosa succederà sotto perché è inversamente proporzionale, vedete? Il primo canale si farà automaticamente, anche perché è stereo il primo canale, anche il secondo è stereo. Ora, noi però, ascoltandolo adesso, succederà che avremo questo canale che si sposta, però avremo sotto un po' troppo il secondo canale che è di destra, e quindi non avremo quell'effetto che noi vogliamo. Cosa dobbiamo fare? Andiamo sotto e con l'inviluppo stringiamo l'onda. Così da abbassare anche, logica, i decibel. Ora iniziamo a sentire quello che sta per succedere. Vai. Ecco, come vedete, già adesso, venendo qui, vediamo che il volume di sinistra si sta, cioè è più in alto rispetto a quello di destra, quindi abbiamo già quello che vogliamo. Ovviamente adesso, se ci siamo fermati qui, questa qua è la linea, la timeline, questo è il punto dove ci siamo fermati. Per toglierlo dobbiamo fare ferma. Ok, adesso possiamo riorganizzare l'onda. Ok, andando sotto dobbiamo adesso, creando quello spostamento che vi ho detto, dobbiamo diminuire qui perché adesso dobbiamo far sentire più la parte di, ovviamente, la parte di destra. Quindi, cosa facciamo? Abbassiamo qui per far sentire di più il secondo canale. Ok, ci siamo? Perfetto. E creiamo un puntino. Un puntino. Un puntino. Tiriamo il puntino di centro. E dovrebbe funzionare, direi. Ok. In questa canzone all'inizio abbiamo un tema tranquillo, quindi dobbiamo anche interpretare un po' il brano, quindi dobbiamo essere bravi nel, diciamo, modificare l'onda, quindi deve essere tutto abbastanza dolce, non aggressivo, con forme strane, troppo, diciamo, squadrate, ecco. Sentiamo l'effetto. Ecco qui, già stiamo iniziando a vedere qualcosa di simile alla musica 8D, ovviamente. Ora non posso farvi vedere come costruisco tutta la fascia MP3, perché sennò ci vorrebbe veramente troppo. Quindi salterò un po' la fase di elaborazione, vi farò vedere il risultato finale in un video che creerò. In pratica metterò il video dei Pentatonix, però con la mia base creata in 8D, ecco, mi veniva. E quindi ragazzi, ora ci vediamo quando avrò fatto la base in 8D completa. Ed eccoci qui ragazzi, finalmente ho finito di fare questo montaggio 8D definito dai social media. Così, ok. Allora, facciamo zoom indietro per rimpicciolire la timeline. Come vedete, ho lavorato abbastanza. E vedete, infatti, vedete come si spalzano? Per esempio, vi faccio capire, qui ho deciso di mettere all'inizio tutto il segnale a destra, e quindi qui era abbastanza silenzioso, come vedete, vedete? Forte, silenzioso. Poi, qui ho passato, qui ho alzato, quindi questo è, diciamo, la musica 8D. E adesso vi faccio sentire un assaggio, perché poi sarà tutto nel video che
pubblicherò dopo questo con la, diciamo, il video dei Pentatonix e però la mia base sotto. Sentiamo. Perfetto ragazzi, non voglio spoilerarvi altro, però già potete vedere che è molto meglio. Ovviamente lavorandoci, mettendoci impegno e capendo un po' il contesto. Vedete tutte le, diciamo, tutte le fasce che ho creato sono tutte lineari in questo caso. Ma se parliamo di altri tipi di musica, ovviamente cambia anche la forma d'onda che dobbiamo dare in pratica. E quindi ragazzi, per oggi è tutto da Dinomont. Ciao!